Buongiorno, buongiorno a tutti quanti e benvenuti a questa nostra esperienza Clio Fefinati che fa rivivere le emozioni di chi decide di sposarsi con un capo Clio Fefinati. Come sempre con me c'è Stefania Bismara. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo uno sposo con un nome bellissimo. Perché si chiama? Come si chiama, Jerry? Allora, un nome a caso si chiama Angelo e molti sapranno perché Stefania dice che è un bel nome. Angelo, benvenuto. Grazie, salve, buongiorno a tutti. Allora, Angelo, sai che è Jerry, è il compito di Jerry porti la primissima domanda. Adesso lascia libera la tua pancia, le tue emozioni, il tuo cuore perché sei con noi, insomma. E dobbiamo comunicare la stessa emozione alle persone che insieme e come te sceglieranno Cleo Fefinati. Ok? Va benissimo, prontissimo. Eccoci qua, pronti e attenti via. Allora, la mia prima domanda è questa: come ti sei sentito quando hai indossato Clio Fefinati per la primissima volta? Le tue sensazioni? La prima è stata di un vestito speciale. Speciale e felice. Sono due sensazioni che sono appena indossato, guardato allo specchio, era il mio. La felicità è stata veramente tanta. Ma infatti stavi benissimo, se devo essere sincera, assolutamente benissimo. Allora, adesso la seconda domanda tocca a me e ti chiedo, le persone intorno a te, prima intorno nel negozio dove l'hai provato, visto che mi hai detto prima un due parole fuori onda e poi ecco anche le persone intorno a te il giorno del matrimonio. Che cosa hanno detto di te e della scelta del tuo abito, del tuo look, di quello che eri? Che cosa ti hanno detto? Più che altro il negozio è stato il non dire, che secondo me è valso più di 1.000 parole, nel senso una volta messo ammutolite, come se era il mio, cioè nel senso era inutile starne a discutere, inutile parlarne, era costruito per me, realizzato per me. Diciamo del matrimonio, le persone sono rimaste un po' basite, nel senso che forse si aspettavano un lato di me che avrei dovuto costruire e quindi non esprimere me stesso. Invece si sono ricreduti tutti perché giustamente dice questo è il tuo, sei tu, esprime quello che realmente sei tu e ti fa stare anche tranquillo. E ho detto di bene, effetti, stavo abbastanza tranquillo quel giorno, fino all'ingresso della chiesa, poi è finita la tranquillità. Allora, Angelo, da come ne parli io percepisco e sento che sei ed eri davvero innamorato della scelta che hai fatto, ma vorrei farti un'altra domanda. Prima di provare un capo Clio Fefinati, avevi già provato altro? Sì. Lo stesso giorno ho provato in realtà altri due abiti, ma nessuno mi ha dato la stessa sensazione, sia una volta indossato, sia cioè, con il contatto con il mio corpo, onestamente. Si vedeva e si sentiva un livello di realizzazione totalmente diverso. Un prodotto, un vestito che non era, diciamo così, commerciale, passate nel termine, non era per la massa, ecco. Esattamente così, esattamente così. E infatti prima tu hai detto che praticamente il nostro stile ti rappresenta, no? Perché tu sei un uomo. Adesso questa è una domanda in più che ho inserito io perché mi era piaciuto molto come ti eri descritto e come che è proprio sono le parole che, come posso dire, disegnano anche il nostro stile. Come sei? Sei un uomo creativo?
Sono un uomo creativo, un uomo allegro, sorridente, estroverso. Bellissimo. Sì, esattamente un uomo a Cleofe Finati, sono pienamente in linea. Sono io, sono un testimonial del 2021. Esatto, esattamente, esattamente. Ascoltami, allora io ti chiedo questo invece, ami lo stile e la qualità appunto Cleofe Finati, questo l'abbiamo visto e l'abbiamo detto. Volevo chiederti se per te è importante che i nostri abiti siano appunto 100% made in Italy. Noi di questo siamo molto fieri, però volevo capire se anche per te è importante. Base, nel senso che, mi spiego, è importantissima, è la base perché sono prodotti d'eccellenza. Esatto. Quindi vedi il tocco, vedi lo stile, vedi l'amore che l'italiano, Esatto. come in genere, mette nella propria creazione, no? Che può essere un abito, che può essere un qualunque cosa. Fortunatamente noi siamo italiani e ce lo possiamo godere, ma nel mondo questo non è un dato di fatto, è tutto quanto standardizzato, tutto quanto commerciale e poco, diciamo, strizzano l'occhio più al numero che alla qualità. E in questo Esatto, caso è 100% italiano, qualità e via, senza starci a pensare troppo. sì, infatti questo è un concetto molto importante che noi portiamo avanti da 30 anni senza alcun compromesso, alle volte non è facile purtroppo perché comunque le marginalità producendo e creando in Italia non sono alte, ma io ritengo che sia un aspetto fondamentale oggi più di sempre portare nel mondo un'etica profonda del nostro creare. E vorrei, ti dico la verità, che molte altre aziende lo comprendessero, lo capissero e con passione un po' più libera dal cassetto. No, dalle cassette immediate, un po' come anche tu nella tua professione di fotografo, si puntasse tutti insieme all'eccellenza, che è una cosa troppo bella, insomma, il nostro essere italiani. È Bene, vero. adesso tocca a Jerry, lascia la Eccomi parola a qua. Jerry. Allora, Angelo, da come ne parli, sono sicuro che consiglieresti un capo Cleofe Finati ad un tuo amico, un conoscente, un. Direi, l'ho consigliato a diverse persone, anche a dei clienti che ho avuto. Poi, Bravo. poi la loro scelta, non so dove andare alla fine, dove andare a Non finire, importa. però quello non può, però sì, lo consiglierei perché comunque se tu veramente credi che quel giorno sia realmente speciale, allora quel giorno speciale si merita tutto il contorno speciale, Speciale, sì. Alle dall'abito foto, a a tutto. tutto, A guarda, tutto, sono a d'accordo. tutti. Vero, verissimo. Allora, adesso chiudi gli occhi e mi racconti in due parole cosa senti nel cuore verso appunto di noi. Questo vorrei sentirlo. Guarda, senza, magari, premetto che potrebbe sembrare esagerato, Sì. però non è così, perché vado molto di pancia. Cioè, per me voi, tutti voi, quel giorno eravate lì con me e come parte della famiglia, capito? Cioè, quel giorno è stato talmente importante che è come se voi eravate tutti quanti lì di parte della mia famiglia e stavate lì con me. Beh, ma Questo è. è bellissimo quello che tu dici, ti giuro. Poi ragazzi, sono sincero, quindi No, no, non. è bellissimo, perché in fondo è così, capito? Cioè, anche per noi, nel momento in cui creiamo, portiamo avanti quello che portiamo avanti, non ti nascondo, alle volte, cioè, proprio quello che ti dicevo prima, no? Cioè, la nostra carica sono proprio i nostri sposi, cioè le nostre persone, i nostri uomini che decidono di vestire,
il nostro stile, che è sicuramente uno stile di grande eccellenza. E insomma, le parole che tu dici sono estremamente belle perché è proprio così, cioè anche noi gioiamo, tutti noi, non solo io, ma tutte le nostre, le mie persone, le persone che lavorano, insomma, in questo progetto, nel momento in cui vediamo i ragazzi che si vestono, no? Cioè, è vero Jerry? Sei d'accordo? Assolutamente, assolutamente. Ah, è veramente bellissimo, è Mi capita bellissimo. personalmente di assistere a qualcuno di loro ogni tanto, quindi è verissimo quello che dice Stefania. È proprio bello, è un'emozione vera, in un giorno sicuramente speciale, che può essere matrimonio e non solo. Mi raccomando, non abbandonare il tuo abito nell'armadio, ma anche rivivilo, perché tu hai scelto per esempio i pantaloni, mi dicevi, con i bottoni laterali, anche quel pantalone senza la giacca, ma messo magari con una camicia, no? E basta, nera, cioè ecco, è molto molto importante, essendo i nostri anche tessuti naturali, cioè si possono benissimo, o anche la giacca che hai preso, magari reinventata su un paio di jeans, la puoi Come no, magari... quella già funziona, Ecco, già va, sì. benissimo, benissimo, proprio perché cioè, i nostri abiti vivono proprio, sono creature, ecco, creature che non vanno lasciate lì assolutamente. Sarebbe uno Bene, spreco. esatto. Angelo, a me ha fatto veramente piacere conoscerti, ascoltarti, penso anche per Jerry la stessa cosa. Ti ringraziamo tantissimo, veramente tanto. Grazie a voi, veramente, veramente grazie, perché non è da tutti un'azienda che va a bussare alle porte dei propri, tra virgolette, clienti e li fa sentire speciali in genere, capito? Quindi va benissimo, sono felicissimo di aver fatto la vostra conoscenza Anche per noi. e ci vediamo presto. Assolutamente sì, appena passiamo per Roma ti consultiamo e vediamo se riusciamo a incontrarci. Ma sì, volentieri. Senti una cosa, una domanda, se posso, non c'entra niente. Aspetta però, perché Allora, adesso ci siamo ancora salutiamo, siamo ancora online, online. Angelo, è stato davvero un piacere e ti salutano tutti i nostri ascoltatori, ti salutiamo anche noi. se volete scoprire cosa ha da chiederci Chiamateci. Angelo, chiamateci. Ciao Angelo. Un bacio. Un bacio.